che corrisponde a GMT, sì. L'orario quello del GMT che si sì. Punto zero. Sì. Punto zero. Perché gli astronomi l'hanno scelto quello? Sì, io direi che... C'è un motivo. Io direi che questa conoscenza è venuta a noi dall'antichità e nessuno veramente l'ha messo, nessuno ha deciso, ah, mettiamo qui. No, perché si ricorda che è qui, perché è lì che comincia la onda, deve partire di là. Cominciamo? E poi la piramide di Egitto, la grande, la piramide? Yeah. In inglese, Ram, Piram, era l'originale punto di ascensione retta meridionale. L'hanno tolta di là i romani, poi i francesi e ora è in Inghilterra. Come in Inghilterra? Cosa? Greenwich. Ah, sì, scusami. Okay. L'hanno rubata dall'Egitto, dalla piramide, la grande. Era lì, quindi. Yeah. Quindi, in astronomia si ha qui RAM, in inglese Right Ascension of Meridian, che corrisponde a GMT nel linguaggio astronomico. In astrologia invece si trova RAM, RAM, il montone Ariete. In teologia si chiama Abram, che lui ha la moglie Sara. Sara è Isis, o Ceres. Ecco perché in latino cerebrum, che io l'ho cambiato in ram, perché la U è neutrale, no? E deriva da cerebra. Cerebra, cerebrum, lo rende neutrale. E c'è un motivo, perché i fluidi che partono da Ariete, il claustro, sono neutrali, vengono differenziati nel terzo ventricolo, la ghiandola pineale e quella pituitaria. Prima è neutrale il Ceres. Cera cos'è? L'abbiamo visto, no? Cera. E si chiama cera. Una persona sincera? Senza cera? Perché? Vuol dire che è sincera, è onorevole, perché non c'è cera dentro. Le statue di marmo che avevano delle crepature, le crepe, li riempivano con cera e li vendevano a prezzo ridotto perché non erano sinceri, capito? O, cioè erano con cera. No, sì, senza cera. Quindi nella biochimica si trova cerebrum, in inglese cerebrum, in teologia Sarah Abram. La stessa cosa. Sarah Abram sono, o cerebrum, il cervello, è in cielo, in testa, perché questa è la parte superiore, in cielo, tutto ciò che è alto, il monte Ararat, l'arca di Noè, e tutte quelle cose famosissime che succedono tutte qui. Sì, perché qui c'è i punti cardinali, si diceva, Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno, questi sono cardi, quindi c'è più forza. C'è più forza qui, in questi punti qui, e si nota che quelli nati qui hanno abbondanza di energia, sono proprio vitali, perché sono vicini a questi angoli di luce che sono proprio forti. Io sono nato per esempio il 24 marzo, proprio qui, e lo so che ho energia, molta energia. E fuoco è anche vitale, perché il segno di fuoco è vitale.
Quindi quando si crocia tutte queste discipline, si vede che si appare davanti agli occhi sincretismo. Ran, Mosè aveva un fratello, che lui ha fatto un oro, un toro di oro. Sì, vitello. No? Il vitello d'oro. E gli israeliti che sono usciti dall'Egitto e sono entrati nella terra promessa che scorre di latte e miele, perché la ghiandola pituitaria produce il latte e la pineale miele. Quindi arrivano nel cerebrum di Isis, Israele, la terra promessa, e qui Mosè, che non è nient'altro che Marte, Moses, Mases, Moses che significa dall'acqua, come si dice, tratto dall'acqua, Marte che significa se no marittimo, marino, acqua, e in astrologia lui è il regnante della triplicità di acqua, perché Marte è acqua, Mosè che viene dall'acqua. Poi Marte è rosso, si vede, ci sono solo 4 stelle rosse in cielo, solo 4. Betelgeuse, Aldebaran, l'occhio del toro, Antares sulla schiena del scorpione e Antares nel piede di Butis, vicino alla Vergine. Quindi ci sono 2 rosse qui, una qui e una qui. 4 stelle rosse. L'occhio del toro, la stella di Orione, Betelgeuse, Antares, perché Antares vuol dire contro Ariete, Aris, ed è contro Ariete. E qui Butis, però il quinto corpo rosso è Marte. Mosè che fece? Ha cambiato, ha attraversato il Mar Rosso, ha cambiato il Nilo in color rosso, ha messo il sangue rosso sugli stipiti della porta. Mosè dall'acqua, Marte dal marino. Lui suonava che il corno di Montone. Fino a questo giorno i giudei suonano il corno del Montone, perché qui loro iniziano il loro anno sacro, in Nisan. Qui invece iniziano il loro anno secolare. Sacro, secolare. Nella Bibbia dice che gli israeliti partirono da Egitto da, guarda caso, Ramesses, e andarono fino a Sukkot, perché qui celebrano Sukkot, la più famosa celebrazione dei giudei, Yom Kippur, Rosh Hashanah, via dicendo. E qui la Pasqua passa qua dell'agnello di Dio che ci salva dall'inferno. Il fratello di Aaronne, di Mosè, si chiama Aaronne. Aaronne. In inglese? Aaron. L'occhio del toro si chiama Aldebaran. Aldebaran, oppure Older Brother Aaron, vecchio fratello Aaron, perché il fratello di Mosè, il più vecchio Aaron che parlò a Faraone, lui era il fratello maggiore di Aaron, di Mosè, e lui fece un toro di oro. Però il fratello dice no, questa era passata, ora stiamo nell'era di Ariete, prima di pesci, e noi siamo qui. Questa è teologia, la Bibbia parla di fenomena astronomica, punto, oppure biochimica,
e tutti questi altri livelli. Non parla di cose letterarie, letterali, solo di cose letterarie. E di archetipi, e di eroi che siamo noi, perché noi siamo questo. Noi apparteniamo alla stessa luce che produce questa onda. Non c'è differenza. Quindi Aaron, lui ufficia nel Tempio di Dio, nell'altare di Dio. Altare deriva da altor, tauro, in arabe. Quindi Aaron, Aldebaron, la stella rossa nell'occhio del toro, sull'altare Taurus, lui ufficia con sette candele, le Pleiadi, perché qui la spalla del toro ci sono le sette stelle delle Pleiadi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abbiamo trovato l'altare dove Aaronne presenta incenso con sette candele sull'altare di Dio, perché riguarda il toro qui. Questo è l'altare. Poi domani vediamo che Michelangelo nella Cappella Sistina ha messo Dio nel cervello stendendo la mano al cerebello, dicendo se vuoi arrivare dove sta Abramo, Sri Rama, il cielo, via dicendo, tu devi entrare nella la higher mind, come si dice in inglese? La mente alta. Sì, perché abbiamo sette livelli di consapevolezza, però si aggruppano in due. C'è quella bassa, che questi si chiamano human beasts, bestie umane, però human being è quello che infine arriva qui, che lascia il materialismo del toro di oro, perché questo è un segno di cose buone, di sostanza. Questo è il motto di Ariete, è io sono. Ed ecco che Mosè dice all'arbusto ardente, dice chi dico che mi manda? Io scendo giù in Egitto per chiedere libertà per i figli di Israele, chi dico? E Dio dice che io sono. Lui voleva sapere un nome, come ti chiami? Perché prima o poi Faraone mi chiederà chi è questo, come si chiama il tuo Dio? E l'arbusto ardente, fuoco Ariete, dice io sono, perché è il motto di Ariete. Però qui in toro io ho, qui si tratta di sostanza. Quindi si deve, Dio, Michelangelo l'ha messo lì nel cervello dicendo sali dal cervelletto, perché se no non arrivi in cielo, cervello. Il fatto dell'altare, quando si stendono le mani così, si ha la forma di una croce. Notate dov'è Tauro? Qui, nel centro del cranio. Questo è l'altare di Dio. Infatti, tutti i cattedrali del mondo sono così, in forma di croce. Si entrano, ci sono sempre due, i pesci, i piedi, qui c'è Ariete, non si può entrare qui, solo il sommo sacerdote, e qui c'è l'altare, Tauro, dove si altera la coscienza, la consapevolezza. Infatti in ogni cattedrale dove sono entrato in Inghilterra, i tre più belli, Salisbury, York Minster, Worcester Cathedral, siamo andati con la figlia di Dennis Wheatley, Maria Wheatley, che è un'esperta di tutta quella roba antica di Inghilterra, la figlia di Dennis Wheatley, famosissimo, era amico di tipi come Aldous Huxley e quelli lì. E lei mi ha portato sempre qui, a Salisbury Cathedral, mi ha portato qui e mi ha detto qui
è il posto dove si altera la consapevolezza. Per il fatto di Tauro, alterare, alta, altore. Quindi all'altare di ogni basilica si può... Sempre così, sempre così, l'eclittico. E quelli di fuori, dei chakra bassi, loro si siedono qui, no? Quelli che pagano di più? Qui. Perché vogliono stare in cielo. La cattedrale... L'uomo è la misura di ogni cosa, quindi se vuoi capire una cattedrale, una chiesa, prima considera il corpo e poi si comprenderà tutte le cose. Allora, continuiamo con questo, se non vi annoia. Sì. Allora, ogni storia qui, quale storia vogliamo approfondire? Quella di Adamo ed Eva? Facciamo. Adamo dove si trova? Insomma, qui. Adamo è Marte. Eva. In inglese, faccio questo in inglese. Eva, Venus, Venere, Eve, Eva. Marte, in ebreo, il nome per Marte? Ma? Adin, Adamo. Adamo vuol dire? Rosso, Dam, sangue rosso. Figli di Adamo, perché c'hanno sangue rosso. Adamo vuol dire rosso. Marte, che colore è? Ma Adin, questo è Adamo, questo è Eva, Venus. Qui stanno nel giardino di Eden, perché Marte, questo è il domicilio di Marte, questo è il domicilio di Venere, però ciascun pianeta ha due domicili, solo i luminari hanno uno, ok? Qui abbiamo detto Mercurio vicino al Sole, in gemelli e vergini. Qua poi c'è Venere, quindi se Venere è qui, deve essere anche qui, no? Eh sì. Marte qui, deve essere anche qui. Quindi, qui abbiamo sempre opposti, sempre vicini nella scienza sacra della luce. Qui Adamo ed Eva sono ingenui, sono puri, nella purezza, nel segno più bello che c'è per la spiritualità, il cervello. Poi quello, il cervelletto, bello, cerebello in latino. E poi gli animali più sacri su questo pianeta, nella storia, sono sempre l'agnello di Dio e la sacra vacca. Fino a questo giorno non ammazzano, non uccidono o mangiano vacche, mucche in alcuni paesi del mondo. Sempre questi, la sacra vacca, l'agnello di Dio. Quindi qui Adamo ed Eva stanno nell'est, ascendente est, nel giardino di Eden. Poi tutto un colpo Eve decide che vuole mangiare dell'albero del bene e del male. Inverno, tutto male qui. Qui questi due alberi nel giardino di Eden, uno della vita, c'è sempre due alberi. In teologia, in mitologia, sempre due alberi, uno della vita e uno della
frutta del bene e del male. O fiuco, quello che porta i serpenti, si dice bene così? O fiuco? Ok. O fiuco porta dei serpenti, no? La testa, serpens caput, la testa del serpente sta vicino alla bilancia, l'albero del bene e del male. E lui è sempre lì, o fiuco è sempre lì, è grandissimo. Se lo vedi, lui ha un piede sul dorso di scorpione, scorpione qui, c'ha un piede sulla stella rossa Antares, e l'altra ce l'ha nella croce in cielo, che si chiama la croce divina, perché questa è la croce mondana, la croce cardinale, questa è la croce mondana, la croce divina, l'eclittico, la via lattea è così, il piano della via lattea è così, però l'eclittico lo crocia così a 60 gradi, quindi qui ci sarà scorpione, qui sagittario, qui la bilancia, qui la vergine. Quindi Ofiuco in scorpione, lui è grande, è così, e la testa del serpente è sempre vicino alla bilancia. Questo serpente è sempre lì a tentare la donna, qui c'è tutta donna, questa è la parte della donna. Segno di vergine, il glif di vergine è così, Mary, Maria, quello di scorpione lo stesso, M, così, con la coda del punziglione del scorpione, però M, e qui c'è l'altra M, o Venere, quindi c'è tutta questa zona qui, è tutta dove c'è la Vergine, Venere, anche qui questa S di scorpione vuol dire Isis, questo è Isis, due di Isis. Quindi ecco perché nella Bibbia dice, quando Dio ha scoperto che avevano mangiato della frutta del bene e del male ed erano nudi e si sono resi conto di essere nudi, Dio gli disse: ora che avete mangiato della frutta dovete uscire del giardino, perché questo è il giardino, questo è uscire del giardino, e la terra vi produce spine e triboli. Tribolazione. Yeah. Quindi, perché è l'inverno, qui c'è erba, qui c'è produttività, qui c'è niente, si muore di fame l'inverno se non c'è una buona raccolta nella vergine. L'ultima luna piena qui si chiama la luna della raccolta, il mese seguente questo si chiama la luna della caccia. Avete questo in Italia? No? Nelle terre inglesi, in vergine, si ha sempre the harvest moon. La raccolta. E in bilancia, hunting. La caccia. Perché qui si caccia? Perché non c'è pianto, non c'è frutto. Qui c'è harvest. Quindi, e poi la Bibbia dice che Dio fece dei panni, delle robe, degli indumenti per Adamo ed Eva. Sì, perché si scende giù all'inverno e hanno bisogno di indumenti per il freddo. Abramo e Sara, facciamo quello. Universale per poi.
Poi sì, poi faccio come si dice richieste, no? Di qualsiasi storia, lo troviamo qui. Non importa quale, è sempre qui. Abraham l'abbiamo trovato, è il sole che esulta in Ariete. Sara, oppure no, è Marte, che dico? Ci sono due segni qui, c'è Marte che è domiciliato qui e c'è il sole che esalta qui. Abramo, Ram, al rovescio si legge Mar, Marte. Ram al rovescio è Mar. Quindi Abramo, padre Abramo, in questa altra storia abbiamo visto che già questo corrisponde ad Adamo e corrisponde ad Abramo. In inglese, Adam, guarda che bello, anche numerologia c'entra e si sposa perfettamente con teologia. Guardate questo. Adam. And Eve. Adam and Eve. Adam, rosso, Adamo. Adam deriva da atom. Atoma, unità. Ariete, unità. I am, uno. Tauro, dualità, due punti, tre punti, quattro punti, cinque punti, sei, sette, via dicendo. Qui c'è 360 gradi, qui 180 gradi. Ariete sempre numero 1, number 1, Tauro 2, questa è la casa di raddoppiare, di cose, di sostanza, di la casa di valore, di prosperità, di abbondanza, perché 2 raddoppia. Non erano i gemelli che raddoppiavano prima? No. Io raddoppio il calore, però calore. Questo in astrologia... questi segni cominciano con il primo segno, Ariete, che è il numero 1. Sì. Questo è l'atoma. Tutti i numeri mascolini sono dispari, tutti quelli femminili sono pari. Quindi Adam and Even. Even, Eve, vuol dire pari. Atom and even. Adam and Eve. In numerologia è proprio si scoprono i paragoni. Combinazioni. Ed ecco perché quando arriva Eva si dice che Eva ha distrutto l'equilibrio del paradiso, non è vero? Sì. Perché ha creato una divisione, sì, perché i numeri pari, even, si possono separare a metà, uno qua, uno qua. Numero 4, 2 e 2, però quelli dispari, non puoi separarli. Come puoi fare a metà? Però quelle even dalla madre Eve che divide sono sempre quelli. Quelli atomi, quelle unità che non si possono dividere, sono mascolini. Allora. Quello che la donna c'è l'uomo no. Come? Ho detto, c'è qualcosa del fatto che la donna lo crea e l'uomo no.
Thank you.